Ciao. Eccoci qua. Eccoci qua! Buonasera a tutti! Buonasera, Buonasera ragazzi. ai fans della vera squadra! Io sono la Iena! Ciao Io sono Enza, ciao a tutti. a tutti! Come state? Tutti bene? Vi siamo mancati un pochettino? Speriamo di sì, dai, almeno che a qualcuno siamo mancati, dai. Speriamo un Speriamo. pochetto. Speriamo, dai. Niente, allora, noi stasera dovevamo avere la diretta con il nostro grandissimo amico Vanni Bramati. Purtroppo per dei problemi tecnici non riusciamo a collegarci e quindi niente, purtroppo la diretta di stasera con Vanni non riusciamo a farla. Però se vi Ahimè. va di stare in Sì. compagnia un pochettino con noi, ci facciamo due chiacchiere, ci raccontiamo qualche Sì, dai. cosina. Sì, E sì, vi sì, va, sì. se avete domande da fare. Buonasera, sto impazzendo. Ciao Giovanni, Ciao vieni Giovanni. da noi. Ciao Ciao Michela, Michela. ciao, buonasera a tutti. No, guarda, mi dispiace tantissimo davvero perché ci tenevo Cavolo, sì. tantissimo a fare questa È un diretta. vero peccato, un vero peccato. Quindi speriamo di riuscire a Infatti. recuperarla presto nei prossimi giorni. Quindi e poi ovviamente vi terremo aggiornati. Quindi continuate a Infatti, seguirci. dai, che così. No, era interessante, a parte il fatto il piacere di sentire Vanni, insomma, di Ah, fare. certo. Ciao Giacomo, Ciao Giacomo. di fare un po' di domandine. Ah, c'è la foto con Gianni Morandi, Giacomo, ciao Ilaria! Ciao Ilaria. No, chiaramente se fare due chiacchiere con Vanni è sempre bello, divertente, potergli chiedere un po' di cose Assolutamente. riguardante la nostra bellissima serie, la nostra amata squadra, che insomma è sempre bello averlo con noi. Però insomma volevo cogliere l'occasione per parlare della serie che sta andando in onda in questo periodo. Tra l'altro stasera ci sarà la terza e la quarta puntata di Fino all'ultimo battito, dove c'è, nel cast c'è Proprio il anche il nostro nostro Vanni. Vanni. Che, cioè, Che fa volevo una sapere parte, una se... bella parte, insomma, un ruolo, È diciamo, intrigante, sì. un ruolo intrigante, sì. Sì. È un Qualcuno l'ha ruolo chiave. vista? Qualcuno l'ha vista di voi, ragazzi collegati? L'avete provato a vederla? Io l'ho vista, ho visto il primo episodio. Anche tu, Enzina, hai visto qualcosina, vero? Sì. E per me è una serie interessante. Io rivoglio la squadra e magari... Magari Michela, A chi non magari. dici, magari, cavolo, Lo dici sarebbe proprio a bello. noi, cioè. Non dice nulla, sfondi la porta aperta proprio. Esatto. No, invece, secondo me questa serie è molto bella, cioè, mi è piaciuta molto. Sì, c'è un bel cast, Il perché cast è sono molto, attori sì, molto molto bello, un gran bel ricco, molto cast. bello. Marco Bocci bravo, Violante Placido, cioè, insomma, Vabbè. non è la garanzia, no, veramente brava e bella. Poi E c'è Bianca Bianca Guazzero, Guastro, che ha un stupenda. ruolo particolarissimo, bellissima, stare insieme dopo tanto Stupenda. tempo. È vero. Grazie. Grazie Gianluca. Guastro, va, Gianluca, a posto. Quindi no, e poi c'è, chiaramente c'è anche Fortunato Cerlino che fa il boss cattivo, cioè un mostro di Bravissimo, bravura, cioè bravissimo. proprio... Bella storia, vediamo Ilaria, subito infatti stasera. sì, sono molto curiosa di vedere. Ehi, ciao Alessandro, a Alessandro. posto? Ok Ale, è un piacere sentirti, dai. Grande. No, è una storia molto particolare, molto interessante. Per chi non l'avesse visto, faccio un brevissimo riassunto. Praticamente si svolge a Bari, adesso è incentrato sul primario di cardiologia di Bari, dell'ospedale di Bari, che è Marco Bocci. Ciao Emidio, ciao, buonasera. E niente, praticamente gli capita questa cosa qua. Sono davanti a tu, grande Giusy, Vedi? bravissima, Brava. brava, brava. Poi ti racconti cosa succede. E niente, praticamente si succede questo a Marco Bocci, che lui sta con Violante Placido
hanno due figli. La figlia più grande di lei è del matrimonio precedente. Alessandro, abbiamo un problema tecnico, non riusciamo a collegarci con Vanni. Mi dispiace, questa sera mi sa che non ci riusciamo. E Però niente, e invece, recuperiamo, infatti, giusto. E invece il figlio più piccolo, che l'hanno avuto insieme, purtroppo ha dei problemi di cuore e, cavolo, deve subire un trapianto. Ciao Maria Cristina, grazie per il bentornato. Oh. E lì succede un po' un malippo perché cioè, lì intervengono tante cose perché, sai, lì c'è l'opportunità di avere un cuore, però tuo figlio non è il primo nella lista. C'è un'altra ragazzina. Questo è chiaro che cioè, tutti e due rischiano la morte, però c'è tuo figlio lì e cioè, insomma. Lì veramente, cioè, secondo me è molto bella come storia perché intervengono tanti sentimenti particolari. Perché C'è un diciamo medico. che è coinvolto appieno nella faccenda, è proprio lui primario, quindi insomma, Cavolo, ancora peggio. veramente tosta. Poi chiaramente poi salta fuori anche appunto il boss, Patruno, che è interpretato da Cellino, che è bravissimo. Che lui vuole la perizia per avere gli arresti domiciliari e non il carcere duro come adesso, come l'aveva, e quindi chiede una perizia di favore, però cioè il medico si rifiuta, poi però succede un malippo, succede un casino. E insomma, Vanni in questa storia ha un ruolo centrale, perché cioè, Centrale, senza di lui esatto, perché non succede comunque una determinata cosa. esatto. Quindi, insomma, no, mi dispiace tanto che non. Ciao Antonietta, ragazze, ciao Antonietta, grazie, grazie, grazie. grazie mille. No, mi dispiace tantissimo di non parlare direttamente con Vanni, perché secondo me era un bel argomento. Cioè, Sì, infatti. è una storia che tira fuori tanti interrogativi e, insomma, se uno si mette nei panni dei personaggi, dici, cacchio, io come mi Cosa sarei farei? comportato? Cosa avrei fatto e cosa farei? Quindi, poi c'è anche Bianca Guaccioro, bravissima. Ah, poi a me piace Mamma mia! tantissimo Anche lei, proprio a me brava, piace brava, veramente bella. tanto. Per me è proprio una showgirl, cioè proprio è nel senso completo del termine, nel senso Sì. che attrice, canta, balla, cioè per me è Magenta, veramente cioè, presenza, c'è un è un'artista a programma così. 360 gradi. No, e lì c'è un ruolo che è veramente pesante, cioè tosto, perché è la nuora del boss mafioso, quindi la moglie del figlio del boss, e quindi è sempre serissima, che cioè, c'ha l'obiettivo bene in vista. Ma secondo me va alla fine aiuterà il dottore a venirne fuori. Può darsi, sai, giusto, perché sì, cioè, Potrebbe essere. è ancora presto, eh? È ancora presto. E potrebbe anche essere. Ciao Ciao Virgilio, come Virgilio, stai? ciao, tutto a Grande posto? Virgilio. E quindi no, sì, è una storia ancora tutta da. Adesso no, io non voglio raccontare troppo perché secondo me è da vedere. Cioè, io la consiglio veramente da vedere perché non Sì, perdere. poi secondo me questa è una serie che comunque se inizi a guardarla ti viene la voglia comunque di Sì. sapere come va a finire. Ciao Daniele! Daniele! Ciao Ciao! Daniele, a posto! E quindi, Buonasera ciao amiche, amico, Marco! saluto da Napoli. Ciao Marco! Grazie, ciao Marco, saluto a te! E quindi, No, che stavo insomma. dicendo, quindi sì, è una serie che secondo me tiene abbastanza incollate la TV. Sì. Poi no, citiamo anche la regista, che secondo me è una signora regista, ma proprio con i contropiocchi, Sì. Cinzia Tiacca Torrini, che ha fatto tantissime serie, tantissime Vero. cose. No, veramente bravissima. Cioè, proprio, è una serie che è assolutamente da vedere. E speriamo, insomma, dai, prossimamente. Oh, ciao! Yeah. Un bacio! Che Lucia. piacere vederti, Lucia! A posto? Come stanno i topini piccoli? Eh? Dai, quindi dai, speriamo di riuscire prossimamente a parlarne anche un pochino con Vanni, dai, se Sì, riusciamo a vorrei dire che recuperare. dovremmo commentare anche la puntata di stasera con Vanni, quindi avremo più carne a fuoco.
la diretta. Infatti. No, sì, è chiaro che era più bello se ce la raccontava lui. Ah, Io beh, non, più di vabbè. tanto non posso dire. Però Però sì, dai, non anche ci sono. sapere appunto il personaggio, il suo personaggio, come andrà a finire, è interessante. Ma Quindi io, guarda, sono. Giussi, sinceramente all'inizio, forse all'inizio hai ragione, anche perché poi ci sono un po' di personaggi. Ehi, ciao Giovanni! Hai visto Troppo buono. che. No, dicevo, volevo rispondere a Giussi, che secondo me all'inizio hai ragione, un pochettino, però sai, ci sono. Secondo me ci sono tanti personaggi e all'inizio devi cercare di capire chi sono, chi non sono. Quindi, secondo me all'inizio, poi la prima puntata è durata un'ora e la seconda è durata 45 minuti. Quindi anche io ho avuto l'impressione che il primo episodio durasse tanto. Però, sai, una volta che entri e riesci a capire dove va a finire la storia, dopo, cioè, dopo, anzi, quando è finito il secondo episodio, ho detto no, no, come faccio? Devo aspettare la settimana? No, non posso. È E troppo, non ho dopo la detto una settimana. cosa, non ho detto una cosa, adesso non, cioè, devo elencare tutto il cast, ce n'è uno più bravo dell'altro, ma c'è anche Loretta Goggi nel cast. Loretta Goggi è una signora, Vabbè, un'artista con la punto. maiuscola. Cioè, insomma, cioè, quindi No, però proprio la quindi qualità del ribadiamo, cast. sì, è Vai, proprio vai. un cast veramente un gran bel cast questo qui. Sì, Di questa serie, c'è molta, molta quindi qualità secondo me nel cast, veramente. Proprio. No, no, ci sta tutto, ci sta tutto. Quindi. no, ripetiamo che è una serie che comunque prende, cioè se tu guardi già la prima puntata, difficilmente non ti viene da guardare anche la seconda. Loretta Magistrale, vabbè. Magistrale, no, c'è un mito, cioè, te ne rendi conto? Sì! Oh, ero Giorgio! Giorgino! Un Oh! abbraccio! Un abbraccio grandissimo, Gio! Giorgi, che bella seratina che ci siamo fatte qualche mese fa, Gio, guarda, ogni tanto me la ricordo, troppo bella, Gio. Bacione, grandissimo! Che forte, che grande Giorgio. Ricordiamo che Carino! Giorgio è uno dei pilastri di LWS, quindi insomma, è con noi da Sì. tantissimi anni. Lo conosciamo da tanto tempo, è un amico con la Un maiuscola, Gio. amico, poi sì. Buonasera da Ciao Danilo! Piacenza. Ciao Danilo. Sì, dai! Grande Danilo! È così, dai, dai, che bello, dai, tornare a fare un po' di chiacchiere con voi, è Sì, divertente. insomma, le dirette ci sono mancate anche a noi. Sempre un Ah piacere sì, farle. eh? Loretta la storia ed è Loretta è storia ed è fantastica. fantastica. Vabbè. Guarda, io avevo un mito, la Carrà, e poi al secondo posto, ma non è seconda a nessuno, Loretta, perché Loretta cioè, questi Goggi. sono dei pilastri io dico della televisione perché li ho visti più in TV, però cioè, Vabbè. sapevano fare tutto, Sì. sanno fare tutto. Cioè, Puoi vederla anche lì in sono. giuria a tale quale show, insomma, sempre No, un cioè. piacere. Tale quale Qualità, show, gran bel programma. quello è proprio qualità e quindi pazzesco. Comunque, io sono molto. Ogni volta che vedo Fortunato Cerlino, per me è veramente pazzesco come attore. Io lo trovo fantastico. Sono Comunque, Mary, secondo me spesso molti si dimenticano che però in Italia noi abbiamo degli attori veramente con la maiuscola e sì. diciamo, È noi italiani vero. spesso ci sottovalutiamo, invece insomma ci sono veramente degli attori bravissimi e cioè, dovremmo stare qui a parlarne per ore perché non riusciremo No, no, neanche a infatti. nominarli tutti. No, no, infatti io, cioè, no, cioè se dovessi dare una qualità a ogni protagonista, staremmo 4 ore, perché cioè, Sì, adesso infatti, non sembra che basterebbero tagli neanche. adesso. Cioè non parlo di Marco Bocci non perché non mi piace, perché cioè, dovrei veramente, se no stiamo 2 ore e mezza a parlare della fiction. Cioè, la qualità si vede perché c'è un cast veramente di attori in gamba, di qualità. La Qualità. scrittura è buonissima, la regia bellissima,
storia bella, cioè ragazzi, allora Ci sono tutte le premesse, ci sono giusto tutti gli per ingredienti, guardarla, tutti gli ingredienti. infatti. Quindi, insomma. Quindi consiglio vivamente, infatti mi attaccherò dopo alla TV a vedere cosa Esatto, succede. esatto. Raccomando poi, ragazzi, anche i fan, insomma, commentate anche voi la diretta, no, ma la diretta, la puntata, questa puntata nuova di Fine all'ultimo battito, che siamo curiosi di sapere appunto se vi piace, se vi sta appassionando, e quindi siamo curiosi di saperlo. No, infatti, no, sono curioso poi di sapere anche come andrà a finire il personaggio di Vanni, cosa succederà dopo, perché insomma, Perché sinceramente vediamo. potrebbe avere anche questa svolta che alla fine lui che aiuta il primario Sì, adesso a per ora diciamo uscire. che sta dalla parte dei Esatto. cattivi, per ora, Magari ok, questo ha un non svelo pentimento. troppo, ecco, però sai, non è detto, perché possono non è succedere tante detto. cose, quindi. Sì. Sono E, però risorse. comunque in ogni caso, cioè, ci sta, cioè, Vanni non delude mai le aspettative, No, diciamo, no, Vanni tante è parti la cavolo, fa cioè, a bene, proposito di quindi attori bravi in Italia, ecco, quindi giusto, ecco. ne citarne una a caso. Infatti, assolutamente. E quindi niente, così era. Che bello Quindi fare due raccomando, chiacchiere con voi. seguitela. Eh sì, cavolo. Ma quanto ci sono mancate le dirette, Mary? Ah, mamma mia, mamma mia. Adesso ci impegniamo per farne un pochettino, così dai, così ci Sì, divertiamo un pochettino, facciamo un po' di sì. chiacchiere. Ne approfittiamo per Va parlare bene. della nostra amata squadra e poi insomma anche delle novità che ci sono in giro, in TV, a teatro, al cinema, proprio Sì, perché adesso è la così. stagione, sono partite adesso, quindi tutte le nuove Dai, serie, speriamo. quindi ne avremo di cui parlare Ne sicuramente. avremo da raccontare, così. Niente. Voglia. Se Va bene, avete ragazzi. qualche No, domanda, qualche bene. cosa che volete sapere, scrivete, e poi dopo, se volete qualche argomento anche di cui voler parlare in qualche diretta, ce lo Certo, suggerite, e così dopo ci esatto. Quindi facciamo una bella accettiamo chiacchierata dei vostri insieme. suggerimenti stravolentieri, quindi siamo qui a vostra Yes. disposizione. Yeah! Yeah. Dai, speriamo di vederti presto, speriamo di vedere anche Vanni, che così lo salutiamo, lo riempiamo di domande e di Esatto. affetto, come merita. Eh sì, assolutamente. Va bene, Va allora vi buono! salutiamo tutti. Mi raccomando, guardate su Rai 1 i nuovi episodi di Fine all'ultimo battito con il nostro Vanni. Yeah! Yeah. Buona Ciao serata a tutti! ragazzi, buona Ciao a serata, tutti! ciao. Ciao, ciao! Ciao ciao ciao.